Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. I carabinieri sono intervenuti stamani nell'ospedale di Lamezia Terme, dove si sarebbe verificato un presunto caso di malasanità. A richiedere l'intervento dei militari, i familiari di una 17enne, VD, che stamani ha perso il bambino nato già morto. La donna era ricoverata da 4 giorni nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale cittadino. I militari hanno acquisito la relativa documentazione. Anche un consigliere comunale di Cardeto tra le persone arrestate nell'operazione Epilogo dei carabinieri che hanno disarticolato la cosca Serraino egemone nel tratto di territorio che dalla zona sud di Reggio Calabria porta in Aspromonte. Si tratta di Giovanni Morabito, consigliere di maggioranza del comune montano. L'uomo è indicato dal GIP come un emissario dei vertici della cosca. Tra gli indagati anche un assessore dello stesso comune eletto come Morabito in una lista civica di centrodestra. I carabinieri di Cosenza hanno arrestato un uomo di 33 anni, Giovanni Alessio, incensurato, di Rovito. Nel suo giardino i militari hanno scoperto un piccolo arsenale interrato, composto da una carabina, un revolver calibro 38 special di fabbricazione tedesca, una pistola Beretta calibro 21, 4 passamontagna e 550 proiettili. L'uomo, che ha un porto d'armi per uso sportivo, non avrebbe saputo spiegare la provenienza delle armi ritrovate, che saranno adesso inviate al RIS di Messina per le analisi balistiche del caso. Continua la protesta dei lavoratori di Ambiente e Servizi, società partecipata, che gestisce la raccolta di rifiuti a Catanzaro. Ieri a Palazzo Doria c'è stato l'ennesimo incontro tra i sindacati e il comune, nel quale è stata avanzata l'ipotesi di soluzione affidata ad una trattativa privata, per la quale la società ha ottenuto il via libera. La società si trova in difficoltà gestionali a causa delle morosità dei comuni. Hanno partecipato all'incontro l'assessore comunale Jacopo Antonio e il rappresentante della CGIL Bruno Talarico. Un piano per il rilancio dell'economia calabrese lo hanno presentato ieri il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti e l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Cariti. Le azioni di rilancio riguarderanno la semplificazione normativa, gli incentivi per nuovi investimenti, l'accesso al credito, la ristrutturazione del debito bancario, le misure anticrisi e di distretti produttivi. È stato presentato ieri mattina nel Salone Domenico Sicilia del Comitato Provinciale, all'interno della sede IMSS di Cosenza, l'opuscolo L'IMSS nella provincia di Cosenza, storia, immagini e servizi. La brochure, che contiene la storia provinciale, i risultati e i servizi offerti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è stata realizzata in occasione del 40° anniversario del Comitato Provinciale. Si terrà domani e dopodomani a Isola Capo Rizzuto la quarta festa del volontariato promossa dal Centro Aurora di Crotone. Ad illustrare gli eventi previsti dalla 2 giorni, il presidente Giuseppe Perpiglia ed i componenti del direttivo. La scelta di svolgere l'iniziativa di Isola Capo Rizzuto è stata simbolica per evidenziare che nella cittadina non ci sono solo eventi legati all'andrangheta, ma anche aspetti positivi, come quelli legati all'attività del volontariato. Ieri sera il Festival d'Autunno di Catanzaro ha proposto la voce più soul del panorama musicale italiano, Mario Biondi, che si è esibito nel Gran Teatro Le Fontane. 3 ore di concerto in cui il soulman catanese ha deliziato il pubblico con un vasto percorso musicale spaziando tra sezione acustica e sezione elettronica. Simpatico infine l'omaggio che l'artista ha voluto fare al suo pubblico cantando il ritornello di Calabrisella Mia. Peppe Voltarelli, Carmen Consoli, Piero Sidoti e gli Avion Travel sono i vincitori della 27esima edizione delle Targhe Tenco, i riconoscimenti attribuiti ai migliori dischi dell'anno assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria della quale fanno parte 170 giornalisti. In particolare Voltarelli, ex frontman del Parto delle Nuvole Pesanti, ha vinto per il miglior album in dialetto. Le Targhe 2010 saranno consegnate durante la 35esima edizione del premio, in programma dall'11 al 13 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.